Buongiorno. Buongiorno. Che ci fai col mio cappello? Sono solo le 13. No, no, le no. 14. Secondo me sono anche le 15. 15. Le 15. Tombola. Ci stiamo un attimo riprendendo dal viaggio. Ah, buongiorno. Benvenuti nell'ennesimo vlog delle vacanze. Sì. Terza vacanza? Quarta vacanza? Abbiamo perso il conto delle occasioni in cui siamo usciti in vacanza. Da quando ha conosciuto me è una viaggiatrice esperta oramai. Siamo sempre o in Cilento o in Basilicata, cioè qualcosa che non quadra, sempre in Lucania. Vabbè, quest'anno nell'anno del Covid, diciamo, è meglio conviene non spostarsi troppo. Sì. Allora, questo fine settimana abbiamo deciso di ritornare qui in Cilento. Ci siamo fermati... Oggi è sabato? Sì. Che giorno? Boh. Abbiamo perso il conto. Sarà fine agosto. 22, 23. Abbiamo perso il conto, vabbè. 22, 23, via. Quel che sia. Abbiamo deciso di tornare qui e oltrepassare Marina di Camerota, fermarci come punto di... No, qua è oltrepassare, siamo prima di Marina di Camerota. Ora che siamo fermi qua, dico con, con l'alloggio. Ah, con l'alloggio. Con l'alloggio siamo verso Policastro. Bravo. Abbiamo trovato un appartamento che ci piaceva e quindi andiamo a dormire là. E ce l'hanno confermato praticamente stamattina. È stato tutto un last minute. Mai fatto una cosa del genere in vita mia. Io stamattina ho preparato la borsa frigo, poi arrivati in spiaggia mi sono dimenticato dell'insalata che avevo preparato, che era l'unico nostro pasto. Io stamattina mi ha detto faccio io l'insalata mentre tu fai la valigia, perché sapete io ci metto una vita a fare la valigia, c'ho un sacco di cose da mettere dentro anche per un solo giorno, faccio io l'insalata. E l'ho fatta, l'ho fatta l'insalata veramente. È stata fatta, è stata messa in frigo di modo tale che ma si mantenesse fredda. Ora faccio vedere che ci sta nella della borsa frigo, tranne tutto tranne quello che ci serve. Vabbè, sono allora l'acqua è stata messa, abbiamo comprato le birre, è quello che serve, ci sono anche i crostini, ancora birra, ancora acqua, ma dell'insalata non c'è. Un estate che è stato anche il bevuto. Sì, certo, ma dell'insalata non c'è notizia. Ci sono due banane. L'insalata aveva bisogno di rimanere a casa. Ho scritto un messaggio a mio padre che stasera rientrano a casa, anche loro dalla Basilicata, e hanno la cena praticamente pronta. Magari saranno un uvetto vicino. Hai visto, la smemoratezza di alcuni provoca gioia per altri. Gioia per altri. Va bene, allora siamo fermi ad Acciaroli, sulla spiaggia principale. Spiaggia grande dovrebbe essere. Spiaggia grande di Acciaroli. Dopo facciamo una panoramica. Ora c'è davvero tanta gente. Fare la panoramica significa riprendere il mondo. Allora poco giriamo senza... C'è il mondo, il delirio. Il mare sembra molto molto bello. Tra un poco ci andiamo a tuffare. Ma anche prima di Acciaroli ci sono tanti posti dove fare il bagno. Assolutamente sì. Vabbè, aspettiamo che si assorba la crema, poi facciamo un tuffo o mi procuri prima il cibo. Come tu, il tuo cuore desidera, però io farei prima il tuffo. Facciamo prima il tuffo, facciamo vedere dopo il mare. Ecco Maggie 1984 che mette il cappello, signori. La fantastica spiaggia di Acciaroli Grande, cioè la spiaggia grande di Acciaroli. E lei in carne ed ossa. Eccola che si accinge a fare una foto in acqua. Mare da sogno. Un signore nella tua direzione. Vabbè, non fa niente.
fatto vedere che mare. Mi aspettavo, guarda qua. Tu hai cambiato il saluto. No. Guarda com'è romantico, muore. Ora andiamo in stanza, andiamo a prendere la stanza. Qualche azienda. Alfonso Rotolo. Rutino, dov'è Rutino? Non lo so, dobbiamo controllare. Salerno, Salerno. Sì. Allora fai sopra Giffoni, sopra sì. Facciamo un cin? Ma già siamo in diretta. Ah, già siamo in diretta. Grazie. Si è spenta anche. Aspetta. Po. Si è spenta. Signori, a noi bevete poco, bevete bene, bevete meglio. Un piano di pesto. Sì, facciamo vedere l'etichettina. Buono, di Alfonso Rotolo. Posso? Grazie. Ci hanno cambiato la candela, io... Ho chiesto una candelina nuova e subito. Eccola qua, perché dobbiamo mangiare la luma di candela, certo. Il mio romanticone. E che facciamo? La luce è spenta. Non va bene. Nemmeno un funerale deve venire a pinciare di luce, figurati. Amici, cosa state facendo? Non lo fate più, fate qualcosa di più bello. Potrebbero fare qualcosa di più bello. Si può sempre fare qualcosa di più bello. La stanza la raccontiamo alla prossima frame? La stanza? La stanza. No, la stanza non c'è niente da dire sulla stanza. Guardate, certo. La faccia. Non c'è, c'è, a stento c'è la stanza. Mi sa che questa volta non mettiamo il nome. No, non lo metteremo il nome dell'albergo. E noi siamo molto curiosi della colazione. Facciamo una bella terrazza sul bosco e sul mare. Faccio sia sul bosco che sul mare. E quindi... Potrebbe prendere dei piccoli punti. Assolutamente. Se prende punti con la colazione, lo vediamo. Altrimenti non è indominato. Potremmo fare. Stasera invece ci si ferma a darci qualcosa di saporito. Abbiamo ordinato al di là solo il pescatore, quindi il pesce. Vabbè, fra un poco lo facciamo vedere. Non mi devo dimenticare, però. Ci dimentichiamo sempre di farlo portare. Allora non vi spoilerò nulla. A fra cosa? A fra un pochino. Saranno i piatti a parlare. Meno male che l'avevamo detto, aspettiamo, facciamo vedere i piatti. Va bene. Carpaccio di? Carpaccio di baccalà con agrumi e pepe rosa. Il mio è più bellino. C'è a un te po' c'è di... un misto di polipo con le patate, baccalà che mangerai tu? Fritto
Che assaggio? Carpaccio? Carpaccio di tonno. Alga fritta. L'alga fritta, la seppia con i legumi, ah no, con le zucchine alla scapece. E le, cosa c'è? Le polpettine di... Di anchio? No. Polipo. Polipo? Furfo. Ok. Buon appetito. Buon appetito. Baci tutti. Miam, scialatielli. Adoro gli assolutamente sciogli. Assaggiamo. Allora, i frutti di mare sono buoni, li ho assaggiati. Vediamo la pasta. Non sapevo che tirassi sugli scialatielli con il cucchiaio. Sono un uomo dalle mie sorprese. È una cosa che non è molto carina, lo sai? C'è chi dice che sta. Come si dice nel... Il galateo? Il galateo. Secondo me è una cosa che si usava più prima ma non si usa più. Sì. Allora, vabbè, la grigliata. È molto, sì. No. Non ancora, no. No. Sto arrivando, ora ti becco mentre fai il balletto. Eccoti! Macarena! Ma come Macarena? Voglio pagare il caro mio Macarena! Dalle cose di mio Macarena! Amici, siamo di nuovo qui nel più bellissimo porto di Scari, l'acqua trasparente, la chiesa con il suo fantastico campanile illuminato che si illumina sul porto e tutti i ristoranti e i locali. Ma hai visto dove ti ho portato? Per tutte le età. Ma hai visto dove ti ho portato? Su un pontile? Sì, un posto romanticoso. Un pontile sul mare. Preso in affitto dal bar. Ciao mamma! Come stai? Ci veniamo a trovare presto. Stamattina stavamo per perdere la colazione. Sì. Siamo svegliati alle 10. No, era dopo le 10, 10 e 10. La colazione finiva alle 10. Fortunatamente non ci hanno lasciato senza colazione. Vabbè, tu non prendi nemmeno scegli, hai detto no, scendiamo, la colazione ce la danno, e infatti così è stato. Ci hanno guardato storto, però guarda, ci hanno servito. Sì. Tutta roba buona, eventualmente domani mi sveglio un pochino prima. Facciamo un video perché ne vale davvero la pena. Sì. Anche se domani dobbiamo scendere presto. Perché domani abbiamo deciso di farci una piccola crociera, sì, nel golfo occidentale, sì. E quindi domani, nei prossimi minuti, vedrete cose molto carine, supponiamo. Comunque oggi siamo a Policastro, il golfo di Policastro. Sì. Siamo fermati in questo lido molto carino, molto tranquillo, e il mare è una favola. Ci siamo appena incremati, ora aspettiamo che si assorba un po' tutto e poi ci aspetta questo. Un mare da paura, vero tesoro? Sì, fa talmente paura che io non so come fare il bagno. Scherzo, penso di farlo. Lo devi fare. Vediamo che non è troppo
fredda, però secondo me è aperto. Ci lancio dentro. È aperto, sì. Ti ci lancio dentro, tesoro. No, davvero un lido molto carino, si chiama arancio, no? Non cioè, è tutto arancio. Sì, sì, carino carino. Sulla strada principale, cioè, da parcheggio privato, che non guasta mai. Non guasta mai. Molto carino. Mi ricorda un po' i primi lidi di Positivo a Napoli. Mai andata, amore. Smangiucchiamo? Sì. Buon appetito. Guarda come c'è un capellino. La bandiera blu. Dov'è la bandiera blu? Ah, eccola là, aspetta, riusciamo. È staccato il volo. Non l'ho beccato. Non l'ho beccato. Non fa la bandiera blu. Si sta scaricando la batteria e tengo un'altra nella borsa. Ui, ciao! La coppia, sono sposati, viaggiano insieme. Sono in viaggio di nozze. Probabile. Ah, hi guys. Oh. Mi ha fatto arrabbiare. Ragazzi, in spiaggia non è che ci sono tante cose da fare. Passa uno, passa un altro. Sono arrabbiata! No, diteglielo che non può guardare sciocchezze. I corpi delle altre così. Sciocchezze. Sciocchezze. Io guardo in quanto antropologo. No, no. Ma se sei solo uno psicologo, non sei un antropologo, non hai manco fatto antropologia. No, non l'ho fatto antropologia. No. 27 mi pare. 27 presi in antropologia? Bravo! Ho studiato Levi-Strauss, no, l'ho fatto tanti anni fa. Io pure l'ho fatto tanti anni fa, l'ho fatto nel 2003, antropologia. Facciamo una panoramica da qua, prima che si scarichi completamente. Guarda che bello. Peccato che sia nuvolato. Sì. L'uccellino! Questo è un cucciolo di gabbiano perché è ancora scuro. Ciao! Non ho ancora capito quella barchetta blu che cos'è, un pedalò col motore. Boh! Una piccola scatoletta. Siamo? Siamo l'agriturismo del contadino country house. Il rifugio del contadino. Dove stiamo pernottando voi? Dove stiamo pernottando pure. Sono due cani bellissimi. È vero, se dopo li becchiamo li voglio fare una fotina. Facciamo vedere. Oh, la casa è davvero molto bella. Sì. Siamo andati all'antipasto, ha una bella faccia. Abbastanza, sì. Dopo siamo la... a San Giovanni in Piero. Verissimo. A 10 minuti e un quarto d'ora da Scario. Dopo ci ritroviamo l'altra volta e possiamo stati ieri sera. O andiamo a Sapri, andiamo a Sapri, dipende da quanto tardi da quanto acqua bevo. Perché mi sa che mi tocca scrivere stasera. Io sto puntando tutto su di lei, ragazzi. I'm strong. Strong woman.
voglio fare ubriacare così. Pessimo, pessimo! Vabbè, vecchia come il mondo questa tecnica. Sei pessimo. Assolutamente. Come 70% degli uomini. 70? Devo dire quasi pure 80. Il tempo si salva. Non lo so, ma va bene, diciamo che si salva. Ora aspettiamo la pappa. Abbiamo trovato l'aperitivo, il prosecco è volato, come sapete io amo. Prosecco! Era bello secco questo, però non era molto frizzato. E ora andiamo a vedere. Abbiamo preso un aglianico cilentano di Postiglione. Sì. E che dire, è buono. Non l'ho ancora assaggiato. Anche se l'aglianico non è proprio, è sicuramente un ottimo vino. Non è il mio vino preferito, però comunque è buono. Devo... Io direi di assaggiarlo. Tu già l'hai assaggiato? Sì. È vero, ha fatto lui l'assaggio. L'assaggio iniziale. Buono. Mi sa che devo stare attenta perché se non riesco a guidare. Questo va giù bene con l'impietà, chiaramente. Eh beh, ora iniziamo a mangiare. 13 gradi e mezzo. No, mi ammazzo. Beh, aspettiamo la pappa allora. Ma che fai i bacini tu? Già oggi! Per le mie fans. Già oggi abbiamo avuto una discussione. C'era un leopardo sul bagnasciuga. Non ho registrato il leopardo. C'era un leopardo in bagnasciuga. Vabbè, quando il leopardo passa... Tutta l'occhio che è veloce, non ne parlo, quando guardo è lo bello. Sei pessimo. Ma chi sta mandando questo bacino? A te. Giustificato. E perdonato. Noi pessimi. Diciamo che nel mio piatto c'è un po' il tutto tesoro, però almeno, dai. Ho mangiato il mio. Pessimo. Pessimo. Allora, l'antipasto era buonissimo, sto vedendo che c'è un po' di è semplice ma complesso, cioè semplice nei prodotti, vero, ma complesso nella presentazione. Abbiamo diverse terrine con diverse verdure cucinate in modo diverso. C'è la scarola, l'insalata, tu l'hai assaggiata? L'ho ancora nel piatto, amore. Ancora nel piatto. Poi ci sono i peperoni buoni in padella. Qui c'erano. Questi sono stufati, mamma ogni tanto li fa. La melanzana a funghetto, sì. La melanzana a funghetto che c'era ancora nel piatto. I peperoni rossi, verdi, che si chiamano qua fierilli. Che loro chiamano fierilli, noi li chiamiamo peperoncini verdi a Napoli. No, qua nel Cilento si chiamano fierilli. Ma pure a Salerno. Vari formaggi freschi. Sì. Il vino già l'abbiamo scelto, abbiamo preso un aglianico. E allora continuiamo a mangiare. No, mangiare, li faremo vedere di prima. Farei un assaggio in diretta del peperone. Ci sta tutto. Tagliatelle alla cana e di canapa con pomodorino fresco. Fresco. Il tuo? Rigatoni alle erbe. Sì. E con pesto di zucchine. Di zucchine. Ma un apoteosi per i sensi. Il signore dice qua che lui ha indovinato il piatto. Secondo sì. me. Secondo me questa sera ho scelto io il piatto migliore della serata. Dopo invertiamo e faremo il confronto. Questo pesco unito alle erbe, spezie. Ma questo pomodorino fresco che sto mangiando io non ho idea. Vabbè, non siamo abituati a mangiarlo. Non è molto buono questo. La pasta la vedo un po' scura. Sì. Io il secondo mi sa che lo evito. No, solo anche per assaggiare dobbiamo assaggiarlo. Ho fatto cambio piatto.
Assaggia e dammi il verdetto. I miei rigatoni erano qualcosa di eccezionale. Io non li ho ancora assaggiati. Burro. Parla di... Allora, questa pasta con la canapa mi sembra adatta anche al pesce. Ha un sapore molto dolce. Perché è delicata, non è pesante. Giusto. Non so se la sua morte è il pomodorino fresco, sai? Proverei con la ricotta e col pesce. Bene, io ora proverò quello che hai scelto tu. Mi dica tu. Ho inzuppato un po' il pesto per portare la bocca. Visto che è un burro, si scioglie in bocca tutto un sapore. È vero, ti do ragione, stavolta ho scelto meglio tu. Esatto, migliore della serata. Ieri ho scelto meglio io. Ma ieri non abbiamo messo tutti e due lo sciatillo? Sì, perché l'ho scelto io. Ah, però infatti ho preso quello che ha scelto lei. Rivuoi i tuoi rigatoni? No, no. Sicuro? Io sono un 41. Lo so. Il mio cavaliere, no, se lo ri, se li vuoi non c'è problema. No. ho goduto abbastanza. Ecco il dolce, che era una cassata scomposta. No, una cassata sbagliata. Sbagliata. Direi di assaggiarla. Fatta con i pavesini, poi c'è il ricotto e il cioccolato. Ok. Due passate. Stavo per dire una parolaccia. Cazzo. Non ti dice! Ci vuole il bip! E poi l'altro dolce, questo è. Queste sono le pizzelle fritte con lo zucchero e qua ci mettono anche il miele. Nonna non metteva il miele. Tu già l'hai pappata, la tua com'era? Un po' duretta per i miei gusti, però. È perché sono fritte, prova la dolce. Vai. Ma che? Devo dividere egualmente. E non è egualmente, amore. Assaggia. Che cos'è questa cassata? Cos'è? No, è buonissimo ragazzi, perché c'è questa ricotta fresca. Vabbè, a te piacciono tipo cheesecake con il formaggio? Qualcosa di eccezionale. Ma ti brillano gli occhi per un dolce. Eccezionale, meno male. Dovrebbero brillare per me. Io provo la pizza. Allora, è il meglio di noi più. Diversa, la faccia non è come quella che c'è. Ah, non l'ho mangiato lui. È un po' duretta. È buona. Non è come la ronda. Mi scusi, dottor Marco, cosa sta bevendo lei? Rum e coca. Bugiardo. Ma io non ho visto che veniva. Molto dissetante, un drink che consiglio a tutti d'estate. Una Coca-Cola. Coca-Cola, ghiaccio e limone. Dissetante, ma non troppo. Forse è meglio lo Schweppes con la granita di limone. Io bevo rum. Sono diplomatico. Vai tranquillo, non ti preoccupare. Sei una pirata. Io certo che sono una pirata. Come ti stiamo portando? Sì. Grazie. E come la spieghi questa cosa? Cioè, nonostante la mia presenza ti stiamo abbordando. Tu sembri innocuo, tu sembri un ragazzo, poi sembri uno totalmente aperto di mentalità. Che ma dovresti sembrare mio fratello, forse. Suo fratello, Bruno, gli occhi. E perché scusa? Non ti convinco su questa teoria? Il problema è che oggi la gente è completamente
fuori dal contesto, non legge più i comportamenti degli altri. Beh, raga, completamente centrato solo su se stesso. Ma è un bel libro. Esatto. Povero tesorino mio, ti volevano rubare la fidanzata sotto al naso. Ma serio? Improvvisamente, è stato velocissimo, abilissimo. Fagli complimenti. Abilissimo. Fagli fare i complimenti. Ah, ma allora tutto si spiega. Non l'avevi capito. No, non avevo capito. Ah, beh, allora tutto si aggiusta. Allora è stata solo una carineria verso i clienti. Subito preoccupato che qualcuno mi potesse rubare la fidanzata. Ah, ma in diretto proprio. Ti ha preso la fronte. Stavo allenando. Allenare a bella la panza. Stavo allenando a passare i pugni di mattina. Cosa molto difficile per il bilancio. Odiate il lunedì mattina? No, odiare noi non odiamo nessuno. È solo il lunedì mattina più. È pesante proprio, psicologicamente pesante. Anche se sei in vacanza, pesante. Sei rimasto a letto anche in vacanza. Dormiglione. Mio amore dormiglione. No, un buffo me lo farei volentieri, così ci... Sì, ora ti accompagno, io lo evito ora. Così ci tonifica. Allora, lunedì mattina abbiamo perso l'imbarco delle 10:30. Dovevamo farci una giornata di gita in barca. Piccoli incongruenze della vita. Ora aspettiamo le 14:30 per prendere un'altra barca d'Evola. Nel frattempo ci siamo fermati a prendere un caffè, una granita, la granita era squisita. Sì, granita di fichi bianchi di Cilento. Ragazzi, una cosa spettacolare. Spettacolare, c'è una foto. Siamo a parte estera di Marina di Camerota. In Camerota. Ora ci andiamo a fare un tuffo, cerchiamo cibo e poi andiamo... Cerchiamo cibo e andiamo di parte. Andiamo a cercare cibo. Ci sono diversi... punti di storo. L'ho visto. Secondo me è anche buoni. Sì. Possiamo anche pranzare sul dito. Ah, anche. Ah. Mi hai preso la tua cadenza, non mi piace. Sì. Ah, ma un'altra cosa che hai fatto stamattina è iniziare a cercare l'albergo per Sorrento. Sì. Perché dopo tutto questo Cilento, poi facciamo anche la costa. Essere la Sorrentina. Ci siamo saltati solo quella marsigliana questa. Siamo stati vecchi. È vero, siamo stati a Eri, però ci sono anche tutta quanta. Ci manca, il litorale tizio. Ho una salamandra, non ho un fidanzato. Ok, andiamo... Cosa fa lo tuffo allora? Qui. Scendiamo qua sotto, non so più gente scendere. Il tuffo nell'oceano. E il mar Mediterraneo. Nell'oceano tu non riuscivi? Martina, nell'oceano non ho mai fatto il bagno, che era gelida l'acqua. Ci sei arrivato sull'oceano? Sì. Quando? Certo. Quando sono stato a Tenerife. È vero. Chi io ci voglio andare? È però bello, io ci devo tutto fare. Io il coraggio ce l'ho. No, io passavo da una piscina per bimbi all'altra. Cosa triste. Cioè tu sei sull'oceano. Erano calde, erano massaggio, erano di acqua salata. Ma tu sei sull'oceano? Sì, ma infatti mi ha deluso l'oceano. E non è per me. Io sono vivo da salamandra, devo stare a terra, devo uscire alle acque calde. Non ce la fa. Io devo andare alle terme di anziani, devo andare alle terme. Vecchietto, la prossima volta ti lascio a Ischia. Esatto, là devo andare. Tutto sistemato, tutto pulito, tutto organizzato. Un vecchietto in sala. Sarà la vacanza della chiesa, della parrocchia organizzata, è quella posso fare io. Siamo un vecchiettissimo. Mi sei inquietante, mi guarda in modo inquietante. Ma è inquietante! Siamo alla playa di Marina di Camerota. Sì. Posso dove
Facciamo vedere le frisiere. Prima di andare in barca. Ah beh, dobbiamo mantenerci chiaramente leggeri, prima frisella. Con la mozzarella di bufala e fior di latte. Una birretta giusto per mantenersi presi. C'hai ragione. Sempre in vacanza. Musica latina in sottofondo, pagode. In più punti, sabbia color oro. Ma il posto è molto carino. Se avevamo già deciso per andare in barca, mi sarebbe piaciuto rimanere qua. Anche per l'aperitivo e poi tornare a casa. A parte il coso inquietante che mi guarda. Anche se non mi piace, quelli che lavorano hanno la mascherina. C'è l'obbligo? Sì che c'è l'obbligo. No, perché non lo capisco. Però per esempio ieri sera la decreto non lo ha richiesto. Io ho sempre i dubbi. Purtroppo siamo in un periodo troppo particolare. Eppure al bar sono stati in secondo fallo, ragazzi. Mangia. Ma il piatto è delizioso. Vediamo se dura quanto bello. Sì, che buona. Bellissimo. Vai. Ragazzi, io dal bagno un posto spettacolare. Vai. 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 Vai.
aspetto uno sfondo erotico, dai, per conto della cosa del mondo. Queste rocce, sì. Qui ci sono le stelle marine, spesso. La cosa di prima esce più dentro, Che profumo di mare. Thank you.
Buonasera. Buonasera, ragazzi e ragazze. Allora, siamo qua due giorni dopo le ultime immagini, perché mi sono dimenticata di chiudere il vlog. E quindi dobbiamo inventarci qualcosa, qualche scemità, qualche immagine per chiuderlo. Beh, possiamo raccontare che cosa è successo dopo. Chi si ricorda cosa? Dopo quando siamo tornati? Sì. Ah, beh, siamo andati a mangiare a casa tua? Sì. La sera c'erano le pizze. Alla fine è rimasto a mangiare a casa e nulla, non ho fatto più niente. Abbiamo mangiato le pizze. Sì, e poi ti ho accompagnato a casa. E vabbè ragazzi, ho fatto una cazzata da cattiva vlogger, non ho chiuso il video quando dovevamo chiudere. Però abbiamo le foto e il video del mare, della gita. Verissimo. A Marina di Camerota. E quindi mettiamo giù nell'info box il link alla pagina di Luigi. Aspetta, com'è? Luigi Gite Fantastiche. Almeno facciamo anche pubblicità. Davvero molto molto bello, un'esperienza. Vabbè, il posto era stupendo. Meraviglioso. Poi siamo capitati con un gruppo di ragazzi molto coetanei a noi, è stato facile anche chiacchierare e socializzare. Siamo stati veramente bene. Prosecco sulla barca, frutta e panini su questa barchetta. Poi abbiamo fatto 4-5 bagni in un mare, nella Grotta Azzurra, nella Grotta degli Innamorati, in Calaianca, al Pozzallo, a Baia degli Infreschi. Sì, è vero. Tutto un percorso. Se venite in Cilento in vacanza, ve lo consigliamo. Assolutamente, la cosa più bella da fare. Sì, sì. Ok, quindi chiudiamo questo video, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto compagnia. Mi raccomando, mettete un pollice in su a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Assolutamente, siamo imperdibili. Siamo imperdibili. Chiamate la FBI e fateci prendere. Ok, voglio inquadrare anche...